La vicenda dei due ex parcheggiatori dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore rimasti senza lavoro non si fermerà al grido d'allarme lanciato ieri ai nostri microfoni. Domani mattina si presenteranno con tanto di cartelloni e con l'idea di incatenarsi davanti al nosocomio Nocerino. La questione potrebbe assumere i toni dell'esasperazione, visto che i due non hanno più come sfamare le proprie famiglie e non riescono a capire il motivo per il quale la cooperativa che gestisce il servizio abbia inteso allontanare soltanto loro dal posto di lavoro, mentre gli ex colleghi sono rimasti in forza alla stessa società. C'è da sottolineare un concetto molto importante. Non esiste ad oggi, infatti, una convenzione tra ACI, titolare del servizio di parcheggio, e ASL di Salerno, perché questa convenzione è scaduta da tempo. Trattandosi però di un servizio di pubblica utilità, ci ha tenuto a ribadire telefonicamente questo il manager dell'ASL Antonio Squillante, si è proceduto ad una proroga di volta in volta con l'ACI. Poi è quest'ultima azienda a decidere se dare in subappalto l'organizzazione del servizio parcheggio, come è avvenuto nel caso di Nocera. La situazione è dunque esterna all'ASL, ma riguarda in particolare il rapporto tra ACI e cooperativa e poi di quest'ultima con i due lavoratori rimasti senza contratto. L'ACI, sempre in proroga, è da ribadirlo, controlla anche le aree di sosta degli ospedali di Pagani, Scafati e di altre strutture dell'azienda sanitaria salernitana. Tra l'altro è proprio recente la polemica dei ticket per la sosta all'ospedale di Sarno, prezzi troppo alti, tariffa ingiusta secondo gli utenti. Non guasterebbe una regolamentazione generale così da offrire un servizio a costi più contenuti, magari, specie per venire incontro alle esigenze dei soggetti costretti a frequentare gli ospedali quotidianamente. Ma questo è un discorso diverso.